Ascoltiamo sempre, abbiamo sempre ascoltato i sindacati, i lavoratori, gli studenti in questa fase e infatti abbiamo migliorato la riforma anche ascoltando loro. Poi naturalmente c'è bisogno di decidere e questo quindi non può essere dato a nessuno il potere di veto e se un pezzo di coloro che protestano hanno voglia di andare avanti nel dialogo con noi saremo molto contenti di farlo, ma io sono convinto che la riforma sarà una riforma molto più partecipata e gradita dal mondo della scuola di quanto oggi in qualche piazza sembra. Quindi non temete nemmeno un contraccolpo elettorale alle urne di fine mese? No, assolutamente, anzi io penso che gli italiani apprezzeranno, cercheremo di spiegarlo in maniera più capillare possibile, il grande investimento che viene fatto con questa riforma, sono 7 miliardi di euro, la stabilizzazione di 100.000 precari, un piano per l'assunzione di tutti gli altri nei prossimi anni con un corso concorso. No, noi non temiamo imboscate, non temiamo sia all'interno del partito che fuori dal partito, temiamo solo che ci possa non considerare come urgente questa riforma, ma la tempistica che è stata fissata al Senato ci garantisce. Noi abbiamo bisogno di approvare entro metà di giugno in via definitiva il provvedimento perché questo consente veramente l'assunzione di 100.000 precari dall'inizio del prossimo anno scolastico e questo testimonierà che il prossimo anno scolastico sarà un anno scolastico straordinario rispetto al passato perché per la prima volta avremo tutte le classi con i docenti, non mi sembra poco. Ma voi escludete quindi la fiducia al Senato per garantirvi tempi, per evitare sorprese? Questo lo vedrà il governo al Senato. Autonomia, finanziamenti privati nelle scuole, contestano anche questo i docenti qui fuori, è una riforma di centrodestra. Guardi, finalmente la destra ha trovato qualcosa da votare dopo anni che ha promesso riforme della scuola e non le ha mai fatte. Il centrosinistra propone una riforma che è strutturale del mondo della scuola e loro in assenza di altro l'hanno votata molto volentieri. Però dicono che la riforma Gelmini è atto secondo ai docenti qui fuori. La Gelmini non è d'accordo. Ma questi insegnanti non vogliono il merito, è per questo che protestano secondo lei? Beh, mi sembra che se l'obiezione è che si danno troppi poteri ai presidi perché debbano fare una valutazione, io domando a questi insegnanti, ma perché nelle imprese chi valuta il buon lavoro di un impiegato, di un dirigente? È evidente che per anni la scuola è stata vista come un assumificio, come il luogo dove non si metteva al centro i ragazzi e la formazione ed educazione dei ragazzi, ma semplicemente dove si rivendicavano da parte dei sindacati della scuola posizioni corporative. Chiunque ha tentato di fare le riforme da Berlinguer in poi ha visto l'opposizione dei sindacati. Mi auguro che i sindacati comprendano, e gli insegnanti innanzitutto, che oggi più che mai tutti noi dobbiamo rimetterci in discussione perché il futuro è il futuro della scuola. È una riforma di destra? Piace a voi, a Forza Italia? È una grande riforma, è la riforma liberale. Non c'è stato possibile in realtà collaborare perché il dibattito è stato molto compresso. In realtà questo è un provvedimento che, in cui gli insegnanti chiedevano giustizia e più dignità e hanno ricevuto in cambio ulteriori vessazioni. La scuola chiedeva rispetto e ha ricevuto possibilità di corruzione e clientelismo. Quindi è un provvedimento assolutamente irricevibile. Ci sarà un secondo passaggio in Senato, avete già preorganizzato come intervenire su questo provvedimento? Noi interverremo con nuove proposte soprattutto per la sicurezza a scuola, l'edilizia scolastica che è un tema per noi prioritario e per eliminare questi superpoteri che sono stati dati ai presidi che purtroppo mettono appunto a rischio, come dicevo, la scuola italiana. È stato approvato un vostro emendamento sul divieto di rapporti personali e soggettivi del preside verso i dipendenti che verranno assunti. Questo attutisce o migliora insomma, il provvedimento? Questo è il minimo sindacale, ma il complesso dell'impianto del provvedimento continua a preoccuparci moltissimo purtroppo.